Splendor è il nome di un piccolo cinema che sta per chiudere. Sta per chiudere per mancanza di spettatori. La storia di questo piccolo cinema dovrà essere, nelle intenzioni di Scola, un inno al cinema. Protagonisti del film è una nuova coppia dello schermo. Sono Massimo Troisi, un pigro proiezionista, e Marcello Mastroianni, un pigro padrone del cinema Splendor. Sicuramente una coppiata felice. Ma io guardo, come Mastroianni devo dire che fino a questo momento, cioè lui è, io vedo che è un po' emozionato con me, insomma, chiaramente, sai, sta con me, però io cerco di aiutarlo. Insomma, sai, dico, ma no, figurati, vado a pigliare così proprio sulla mano, ma Marcello vieni con me, insomma lui lo faccio sentire che sta con uno normale come tutti qua. E lui si sta sciogliendo così, piano piano, stiamo buoni. Benissimo, è un rapporto che, cioè che se è la stessa risposta che ti darei pure se stessi proprio male, che ci odiamo, no? È uguale, poi sta la gente interpretare se è vero o no. Ma è un rapporto bellissimo, riuscimmo ancora comunque a vivere abbastanza bene che lì 3-4 ore che non ci vediamo. Ma ogni tanto non lo capisco, ma in linea generale mi ci trovo bene. C'è l'interprete. Fa anche rabbia perché parla questa lingua misteriosa, bellissima. Poi magari sembra che dice delle cose eccezionali, io cretino non le capisco però, capito? Il regista ci ha detto qualcosa del film, ma naturalmente c'è poco da raccontare, non c'è la storia, anzi è una storia meravigliosa, come la vita è meravigliosa di Fancapra, il manifesto, come è meraviglioso e deve essere ancora meraviglioso il cinema. Beh, hai fotografato l'ingresso di questo cinema, talmente esaltante che mi pare che non si debbano avere gravi preoccupazioni, ecco, su quello che sarà il futuro del cinema. Allora, io devo fare ancora 70-80 film, capirai. Felice di trovarsi tra un Mastroianni e un Troisi, prosperosa mascherina del cinema Splendor, è l'intramontabile Marina Valadì, che con questo film celebra un anniversario, 40 anni di cinema. Tutti contenti dunque, anche il cinema.